Buonasera, benvenuti a Notizie di Prato TG. Partiamo con la pandemia. Una professoressa di 55 anni del liceo Brunelleschi è l'ultima vittima del Covid a Prato, dove i contagi sono in calo, in linea però con la diminuzione di tamponi analizzati, come avviene sempre durante i festivi. Guardiamo il servizio. È una professoressa di 55 anni l'ultima vittima del Covid a Prato. Mila Montagni insegnava lettere al liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo e aveva contratto il Covid a fine novembre. Dopo qualche giorno le sue condizioni erano peggiorate e da metà dicembre era stata ricoverata in terapia intensiva al Santo Stefano. Purtroppo le sue condizioni non sono migliorate e nella nottata di oggi è arrivato il decesso. Mila Montagni non si era ancora vaccinata contro il Covid, non era una Novax, ma aveva preferito aspettare nonostante i rischi derivati dall'essere continuamente a contatto con tante persone per il suo lavoro a scuola. Alla fine si era convinta e aveva già prenotato la prima dose di vaccino. Purtroppo il Covid non le ha lasciato il tempo di riceverlo. Venendo al punto sulla pandemia, oggi i contagi da Covid sono in calo sia a Prato, 474 nelle ultime 24 ore, sia in Toscana a fronte di un'analoga diminuzione dei tamponi effettuati, come avviene sempre in occasione di giornate festive, mentre sono 13 decessi segnalati in Toscana e continuano a crescere anche i pazienti Covid ricoverati negli ospedali della regione, che oggi sono 1066, 65 in più rispetto a ieri, di cui 108 in terapia intensiva, 10 in più. La Toscana è la regione con la più alta incidenza di casi Covid in Italia, ma al momento gli ospedali reggono. Sentiamo l'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni, che rinnova l'appello a vaccinarsi. Il servizio di Chiara Valentini. I valori più alti dell'incidenza dei casi Covid sono registrati questa settimana in Toscana, 2.680 casi per 100.000 abitanti. Il valore a livello nazionale è pari a 1.669 casi per 100.000 abitanti. È quanto emerge dal monitoraggio del Ministero della Salute all'esame della cabina di regia. La situazione dei posti letto, però, afferma l'assessore alla protezione civile, è sotto controllo. La situazione dei contagi è una situazione molto importante, questo virus è molto, molto forte dal punto di vista della diffusività, gli ospedali però tengono, questa è l'altra notizia rassicurante, purtroppo alcuni reparti Covid li stiamo riaprendo, voi sapete che comunque questa regione nel picco della pandemia, della seconda ondata, ha fatto la scelta anche di ampliare le strutture di emergenza, non realizzando però strutture di emergenza, non abbiamo fatto la scelta di altre regioni di dotarsi di ospedali da campo, ma abbiamo ampliato l'offerta dei posti letto Covid, ristrutturando strutture che quando finalmente sarà finita questa emergenza rimarranno a servizio del territorio, quindi c'è margine. L'aumento dei ricoveri Covid non deve far dimenticare le strutture per le cure intermedie di altre patologie. La ricerca sta andando avanti, la sta conducendo in prima persona il Presidente, stiamo lavorando dando la massima accelerazione, però il punto è esattamente questo, il sistema tiene ma chiaramente funziona tipo una fisarmonica, se si allarga la disponibilità di posti letto Covid si comprimono altri bisogni, spesso importanti tanto quanto l'emergenza del Covid e questo non è tollerabile sul lungo periodo, quindi noi faremo di tutto, lo ripeto, per ampliare l'offerta dei posti letto e lo stiamo facendo, però la soluzione è non ricorrere alle strutture ospedaliere per il Covid e per farlo bisogna vaccinarsi. È stato denunciato dai carabinieri un cittadino cinese di 55 anni che pur di giocare in una sala slot si era fatto prestare il Green Pass da un connazionale. È successo in via Botticelli. Alla richiesta di esibizione del Green Pass l'uomo ha mostrato la certificazione del connazionale accompagnandola con la carta d'identità dell'intestatario, ma questo non è bastato per ingannare i carabinieri. Restiamo nella cronaca ma lasciamo la pagina del Covid. È finito in carcere il rapinatore seriale che nei giorni scorsi aveva aggredito l'ex assessore Rita Pieri con il marito. Era stato denunciato una volta scoperto ma nonostante questo continuava a girare con un coltello in tasca probabilmente per mettere a segno altri colpi. Si tratta di un nigeriano di 25 anni. L'ultimo arresto è stato fatto mercoledì dalle volanti in viale Borgo Valsugana. Nel frattempo era stato emesso a suo carico un aggravamento della precedente misura di obbligo di firma, che peraltro non aveva mai rispettato, il 25enne è stato quindi portato alla Dogaia dove si trova recluso.
Nel bilancio 2021 della Polizia Postale, tra le indagini di spicco, ce ne sono anche due che riguardano Prato e entrambe sono sul fenomeno della pedopornografia. Guardiamo il servizio di Nadia Tarantino. Ci sono anche due indagini pratesi nell'elenco di quelle che hanno contraddistinto il 2021 della Polizia Postale Toscana. La denuncia di un uomo residente a Chiusi, finito nei guai per adescamento di minorenni, violenza sessuale e pornografia minorile, e la denuncia di un ragazzo di 15 anni pratese che minacciava una dodicenne costringendola a realizzare foto e video a sfondo sessuale. Non solo pedopornografia online, ma anche crimini informatici economici e minacce versate terroristiche riconducibili sia al fondamentalismo religioso che all'estremismo politico e ideologico. Per quanto riguarda i reati sessuali, delle 5.515 indagini seguite dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, 173 sono state incentrate in Toscana e di queste sono 55 quelle che hanno coinvolto minorenni. Complessivamente, solo in Toscana, sono stati sequestrati quasi 37.000 gigabyte di materiale pedopornografico. Sul fronte degli altri reati si contano 176 indagini sullo stalking, 225 sul revenge porn, 984 su estorsioni sessuali. Per quanto riguarda le truffe online si contano 3.200 persone denunciate, mentre gli attacchi informatici sono stati quasi 5.500 e hanno fatto bersaglio soprattutto i sistemi istituzionali e le grandi imprese. 187 le persone denunciate per accesso abusivo e danneggiamento attraverso la diffusione di potentissimi virus di sistemi informatici riconducibili ai servizi essenziali. Quanto ai crimini informatici economici, la Polizia Postale Toscana ha trattato nel 2021 più di 1.250 casi, indagato 60 persone, arrestate 2 e compiuto 65 perquisizioni. Hanno abbracciato tutto il panorama nazionale le indagini relative ai movimenti No Vax e No Green Pass. La Toscana non ha fatto eccezione, con numerose perquisizioni e altri atti investigativi in quasi tutte le province. Due persone sono rimaste ferite in un brutto incidente avvenuto sull'autostrada 11 ieri sera poco dopo le 22. È successo sulla corsia in direzione Firenze tra il casello di Prato Ovest e quello di Prato Est. L'incidente ha coinvolto una sola auto, il cui conducente, per ragioni in corso di accertamento, ha perso il controllo con il veicolo, che è andato a sbattere violentemente contro il guardrail. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i due feriti, che poi sono stati portati in ospedale al 118. Chiudiamo la pagina della cronaca, cambiamo decisamente argomento. Sono iniziati i saldi da mercoledì. Alessandra Grati è andata in centro a parlare con i commercianti per capire come si stanno muovendo le cose. Inizio dei saldi in sordina. Mercoledì le forti piogge non hanno invogliato a uscire per lo shopping e oggi, con la giornata di sole nel mezzo di un fine settimana lungo, in molti hanno scelto altre mete. Quest'anno sinceramente è abbastanza fiacca, io non so se dipenda solamente da questa situazione del Covid o se ci sono anche altre motivazioni, però è un saldo molto tranquillo, diciamo così. Siamo all'inizio, non possiamo avere un metodo di giudizio ancora, si aspetta il fine settimana, perché ora questo inizio, insomma, non è che sia stato strepitoso. A pesare sulla situazione anche le tante quarantene e positivi costrette a rimanere in casa. Sono partiti un po' a rilento perché ovviamente non c'è tutta questa gente in giro, purtroppo ci sono questa situazione, molta gente a casa positiva o comunque c'ha qualcuno che è stato contagiato, per cui i saldi sono partiti in maniera molto lenta. Speriamo ora nei prossimi giorni che ci sia un po' più di movimento in giro. Intanto il mese di dicembre ha avuto un andamento positivo economicamente parlando. Sì, sicuramente i saldi ci danno una mano a svuotare un po' le rimanenze della stagione, che fino a Natale è andata molto bene, poi con questo discorso magari adesso di una nuova ondata si è un po' fermato. Le vendite di Natale sono andate bene, è stato un dicembre comunque proficuo, interessante, che ha visto comunque un riscoprirsi anche della voglia dello shopping e dell'uscire.
Gli sconti sono iniziati veramente da poco e questo fine settimana è un fine settimana lungo, per cui secondo me i conti andranno fatti poi in realtà lunedì. Abbiamo venduto molte ciabatte, evidentemente la gente è abituata a stare in casa, è diventata un po' più pantofolaia e quindi è stata un po' la strenna di Natale. La biblioteca Lazzarini torna ad essere aperta anche la domenica e non è l'unica novità per le biblioteche pratesi. Sentiamo Alessandra Grati. Dopo quasi 2 anni di stop, la biblioteca Lazzarini riapre anche la domenica, a partire dal 9 di gennaio, con orario continuato dalle 9 alle 19. Saranno attivi tutti i servizi, ma resta chiusa soltanto la sala fondi locali, che non sarà accessibile neppure il lunedì mattina. Le aperture per l'intera giornata di domenica proseguiranno fino alla fine di maggio. Ampliamento dell'orario anche delle biblioteche Ovest e Nord Peppino Impastato. Anche per le biblioteche decentrate ci sono delle novità, con gli orari che si ampliano nell'ottica di offrire un servizio migliore nel momento in cui alcune regole sono un pochino più stringenti per i cittadini e per le persone che si avvicinano alle nostre biblioteche. Le due biblioteche di quartiere sono tornate infatti ad aprire le porte per 36 ore settimanali. A partire da lunedì cambiano anche le regole per l'accesso alle biblioteche. Per accedere alla biblioteca sarà necessario avere il super green pass, il green pass rafforzato oltre alle chirurgiche, e invece le mascherine FPP2 saranno necessarie per gli appuntamenti particolari, la presentazione dei libri, gli incontri, le conferenze. La capienza resta all'80%, è quindi obbligatoria la prenotazione. È ancora vigente la prenotazione sia con l'app Affluences che con la prenotazione telefonica, come da sempre da quando siamo in questa situazione di pandemia e di stato di emergenza, almeno fino alla prossima scadenza che il governo vorrà decidere. Era questa l'ultima notizia per stasera. L'appuntamento con Notizie di Prato TG è per lunedì alle 19.45, mentre l'informazione su Toscana TV prosegue alle 20.30 con il TG regionale. Buona serata e grazie per averci seguito.